Bene, a questo punto direi che possiamo incominciare, quindi un buongiorno a tutti, buon pomeriggio, grazie per tutti coloro che si sono iscritti a questo webinar che penso che sarà molto interessante. Oggi si parlerà della demenza frontotemporale, quindi delle possibilità terapeutiche, delle prospettive future e anche delle iniziative e delle attività che riguardano l'Associazione Italiana Malattia Frontotemporale. Sappiamo che queste patologie sono tuttora poco conosciute, anche se dobbiamo ricordare che la malattia frontotemporale rappresenta una delle cause più frequenti di demenza dopo la malattia di Alzheimer. Oggi con noi a parlare di tutto questo abbiamo Chiara Cerami, che è un Buongiorno. medico, grazie Chiara, è un medico neurologo, ricercatore universitario presso la Scuola Universitaria di Studi Superiori della IUS e la Fondazione Neurologica Mondino di Pavia. Da più di 15 anni coltiva l'interesse per la ricerca clinica e quello per l'assistenza ai pazienti con disturbi cognitivi, con una particolare attenzione alla malattia frontotemporale. È membro del Comitato Direttivo della Società Italiana di Neurologia per le Demenze, SINDEM, e del Comitato Scientifico dell'Associazione Italiana Malattia Frontotemporale. E poi benvenuta anche a Laura Invernizzi, che Buonasera, grazie. è un avvocato penalista di Milano che ha incontrato sulla sua strada questa demenza frontotemporale e ha scelto di dare il proprio contributo all'Associazione Italiana Malattia Frontotemporale. Dal 2018 è con suo grande onore, così come la definisce, è stata nominata vicepresidente dell'Associazione. E fa del suo meglio per diffondere la consapevolezza sulla malattia nei vari ambiti della società civile. Ed è a lei che lascio la parola. Grazie mille, grazie Simonetta e grazie a tutte le persone che sono collegate e ad AIMA per averci dato questa opportunità. È per noi molto importante confrontarci non soltanto con le istituzioni, con gli operatori sanitari, ma anche con le realtà associative, cosa che non è spesso facile. E abbiamo apprezzato tantissimo questo invito di AIMA proprio per questa ragione. Vorrei iniziare la condivisione dello schermo. Abbiamo portato alcune slide per spiegare un po' più nel dettaglio di che cosa si occupa l'associazione e che cos'è, la demenza frontotemporale. Vorrei iniziare così, con un video che abbiamo realizzato per parlare di demenza frontotemporale. Lasciate che vi parli della demenza frontotemporale, o FTD. È una malattia tanto surreale da rendere ardua qualsiasi spiegazione. Vi faccio un esempio. Questo ha tutta l'aria di essere un computer funzionante. Ora, proviamo a vedere cosa succede se prendiamo un file e lo eliminiamo. Sembra tutto come prima. E se ne cancellassimo un altro? Oh! Questo invece a cosa serve? Sei sicuro di voler eliminare questo file di sistema? Come si chiude? Perché ora è tutto sottosopra? Cosa ci fa un vaso di fiori qui? Presto, seleziona tutto, elimina. Ecco, quel computer è il cervello di una persona affetta da FTD, la prima forma di demenza a colpire tra i 45 e i 60 anni. In questo momento, l'FTD sta danneggiando irrimediabilmente le aree cerebrali adibite al controllo del linguaggio, alle sequenze logiche, al comportamento, fino a compromettere le funzioni vitali di migliaia di persone. Apatia, disinibizione, compulsività, aggressività. Sono solo alcuni dei sintomi che si possono manifestare a seconda delle zone dell'encefalo colpite dalla demenza frontotemporale. Attualmente non esiste cura. Ecco, non è facile parlare dopo questo video.
ma vorrei raccontarvi di come è nata IMFT, l'Associazione Italiana Malattia Frontotemporale. È stata fondata 10 anni fa, nel 2010, ormai quasi 12 anni fa, da due famiglie che hanno avuto un familiare colpito da demenza frontotemporale e hanno deciso di fare qualcosa per aiutare se stessi e gli altri. All'epoca della demenza frontotemporale in Italia non si sapeva nulla. Sono stati loro a creare la voce su Wikipedia. L'associazione ha diversi obiettivi. Innanzitutto e primario è quello di diffondere la conoscenza della malattia presso la società civile, le istituzioni pubbliche e private e nei confronti delle figure sanitarie e socioassistenziali. Organizzare eventi, cosa che purtroppo in questi ultimi 2 anni è stato molto difficile, se non impossibile, per sensibilizzare, per aumentare la conoscenza scientifica e per raccogliere fondi. Importantissimo obiettivo è quello di promuovere il riconoscimento della diagnosi. Purtroppo ancora oggi le testimonianze che abbiamo raccolto sono che in media una diagnosi di demenza frontotemporale arriva dopo 4 anni. Stiamo cercando con l'associazione di creare un network di centri specializzati che possano aiutare i familiari e i pazienti in questo senso. L'associazione cerca di dare sostegno nelle necessità che emergono per quanto riguarda lo status lavorativo o pensionistico e per aiutare ad ottenere le agevolazioni che sono previste per legge. Purtroppo spesso la demenza frontotemporale colpisce persone che sono in piena attività lavorativa, pertanto si pongono delle problematiche di gestione del rapporto di lavoro o del pensionamento, e non sempre è facile nemmeno il riconoscimento di quelle che sono le agevolazioni che in Italia sono previste per persone che hanno più di 65 anni di età. Cerchiamo di far sì che vengano promossi dei piani di assistenza che siano adeguati per i pazienti e per aiutare i familiari, creando una rete di servizi che possa rendere meno gravoso affrontare questa malattia. E cerchiamo di promuovere la ricerca. E ovviamente l'associazione si autofinanzia. Per fare tutto questo abbiamo la fortuna di avere un comitato scientifico di tutto rispetto. Fra loro c'è la dottoressa Chiara Cerami, a cui passo la parola in modo che ci possa spiegare scientificamente di che cosa stiamo parlando quando parliamo di demenza frontotemporale. Grazie, grazie Laura. Grazie a te. È un piacere per me poter parlare in un contesto del genere di demenza frontotemporale, perché come ha detto Laura, la malattia frontotemporale, quando io mi sono laureata, stiamo parlando, cioè, sono una relativamente giovane, però intendo dire 15 anni fa, anche un po' più, 20 anni fa, era considerata una condizione estremamente rara. Era qualcosa che faceva parte, insomma, di uno spettro di patologie conosciute da pochi specialisti. In effetti, negli ultimi 10 anni, soprattutto, si è fatto tantissimo, grazie sicuramente alla consapevolezza delle famiglie, dei caregiver, al coinvolgimento anche in studi di ricerca e alla voglia dei ricercatori di sviscerare questo spettro molto eterogeneo di disturbi. Difatti, nell'ambito della malattia frontotemporale rientrano tante forme, tante sindromi diverse che colpiscono, come vedete ho messo in questa slide, tante parole chiave che sono parole del comportamento, quindi disturbi che vengono più facilmente attribuiti alla malattia frontotemporale, ma anche disturbi proprio cognitivi, la memoria che è un disturbo che sembra essere quasi esclusivamente attribuito alla condizione della più nota malattia d'Alzheimer, in effetti può essere intaccata anche in questa condizione patologica, e anche i disturbi del movimento, cioè le difficoltà motorie.
La caratteristica di questa malattia è di avere un esordio precoce, come ha detto Laura, e questo ne condiziona inevitabilmente tutta la sua storia, la storia che va dalla diagnosi difficile a volte, quindi a cavallo con delle condizioni psichiatriche, quindi il percorso proprio un po' ad ostacoli che spesso le famiglie e il paziente stesso vivono nella fase iniziale, ma anche nella gestione nelle fasi più avanzate, perché proprio ci complica per tutta una serie di tipi di disabilità. E, all'interno di questa etichetta ovviamente rientra il core che riunisce tutte queste sindromi, cioè il fatto che, come ha mostrato bene il video che è abbastanza illuminante da questo punto di vista, il danneggiamento di aree anteriori dell'encefalo, di porzioni anteriori dell'encefalo, quindi di questi lobi frontali e temporali, comporta un danno di varie abilità. E comunque rientra tra le demenze rare, tra le forme di demenze rare. Questo vedete una stima, diciamo, di quella che è la prevalenza, che varia molto a seconda delle regioni, e questo perché ha una forte componente genetica. E quindi di fatto anche gli studi che hanno cercato di tracciare la sua distribuzione epidemiologica sul territorio geografico sono studi che diciamo inevitabilmente hanno risentono l'influsso della componente genetica che può essere determinante. Quindi per esempio il gruppo di Brescia, che ha tantissimo lavorato su questo in questo ambito, ha portato avanti degli studi anche epidemiologici che dimostrano, insomma, all'incirca direi un 40% di soggetti all'interno della malattia frontotemporale con una trasmissione di generazione in generazione. Laura, se puoi andare avanti. Questa slide ho voluto inserirla un po', non per confondere le idee di chi sta in questo momento ascoltando questo webinar, però per dimostrare come a tutt'oggi si sta ampliando questa immagine di uno dei lavori che sono stati sulla malattia frontotemporale dell'ultimo anno, che dimostra come in realtà delle principali forme che vi ho descritto io, quindi comportamentale, disturbi del comportamento, linguaggio, variante afasica che si chiama afasia primaria progressiva, o variante con disturbi motori, parkinsonismo atipico, come sono riassunte lì nella slide a sinistra, in realtà si intersecano fra di loro creando tutta una gamma di variabili forme in cui questi disturbi sono più o meno prevalenti, quindi forme in cui prevale il disturbo del movimento, che si mettono in diagnosi differenziale con il Parkinson, un'altra malattia degenerativa molto, molto nota, forme in cui prevale il disturbo cognitivo che entrano in diagnosi differenziale con la malattia d'Alzheimer, e forme col disturbo di comportamento che sono a cavallo con proprio le patologie psichiatriche, l'esordio della depressione nell'età adulta, l'esordio del disturbo bipolare e così via. Quindi tanti sottotipi che provocano questa variabilità estrema di sintomi e che rendono proprio complesso il percorso nella cura, nella gestione, ma anche insomma nel trovare una terapia poi di fatto, perché entrano in gioco tanti elementi. Ho aggiunto un'altra slide un po', diciamo, piena, però per sottolineare quello che secondo me, a mio avviso, insomma, negli ultimi anni sempre più emerge, il fatto che questa malattia, a differenza di altre forme degenerative, richiede una presa in carico multidisciplinare molto complessa, proprio perché stiamo parlando di soggetti che per lo più si trovano, come ha detto Laura, in piena età lavorativa, soggetti che hanno che interrompono le attività, quindi che hanno un notevole impatto funzionale per via della presenza di disabilità di tipi diversi. Questo ovviamente avviene anche in altre forme di disturbi cognitivi, quindi in altre sorti di disturbi cognitivi, ma l'impatto della presenza di disturbi comportamentali, quindi che possono portare per esempio a una difficoltà nella gestione delle finanze, a una difficoltà nella... Vedo un messaggio in chat, certamente possiamo condividere assolutamente tutte le informazioni, sono a vostra disposizione per quello che ci riguarda e siamo qui per voi.
Dicevo, l'impatto finanziario, l'impatto nella gestione proprio della famiglia e del lavoro sono degli aspetti cruciali e per questo richiedono anche di un supporto logistico, di un supporto complesso. Quindi questa presa in carico richiede a volte di pensare, strutturare gli interventi che sono da un certo punto di vista sicuramente fondamentali, quindi in termini di trattamento dei sintomi e farmacologici o trattamento della condizione patologica, ma anche di tipo non farmacologico, quindi con supporto di logopedisti, fisioterapisti e neuropsicologi per il trattamento del specifico di questi vari ambiti. Quello che di fatto un po' emerso anche dall'introduzione che ha fatto Laura, ora le lascio la parola, è il fatto che purtroppo proprio questa necessità di gestione di vari aspetti e di presa anche in carico della famiglia, che è una famiglia fatta spesso di bambini, non di persone adulte, di figli di questi pazienti affetti, quindi comunque anche di chi ha bisogno di essere sostenuto nella gestione, richiede un supporto sociale molto importante che di fatto non esiste proprio perché i percorsi in questo momento non sono ancora ben definiti e quindi il carico assistenziale spesso ricade sul caregiver. Quindi con ovviamente degli esiti diversi, quindi viviamo in Italia e fortunatamente la rete sociale è una rete che tiene, la rete sociale familiare, ecco, una rete che tiene tanto, però il lavoro che portate avanti voi con le associazioni, parlo insomma dei responsabili delle associazioni in questo caso, è il lavoro più importante perché ovviamente è tutto a beneficio di quello che può essere il miglioramento dei percorsi. Lascio parlare Laura per, diciamo, andare avanti con questo dialogo. Grazie Chiara. Hai ragione. Purtroppo il caregiver ha un carico addosso importante e l'associazione per cercare di alleviare un pochino questo carico in questi anni ha cercato di spaziare organizzando iniziative in più ambiti, ambiti diciamo più alti. Questa foto testimonia un incontro del settembre del 2019 con la senatrice a vita Elena Cattaneo, che ci ha ricevuto insieme al presidente dell'associazione Emanuele Buratti. All'epoca era un disegno di legge che poi è diventata legge sulla donazione del corpo e dei tessuti a scopo di ricerca e abbiamo portato davanti alla senatrice quelle che sono le esigenze del paziente e della famiglia del malato di frontotemporale. Abbiamo organizzato anche cose più semplici come mercatini di Natale o interventi di sostegno, incontri di sostegno gratuiti per i familiari dei malati con neuropsicologhe specializzate e formate proprio sulla demenza frontotemporale. Ci sono state delle occasioni, ed è quella della foto che viene ritratta, in cui è stato possibile fare gli incontri portando con sé il proprio familiare che nel frattempo veniva seguito da una specialista in modo da poter sollevare il caregiver anche dall'ansia di non saper con chi lasciare il proprio familiare. Negli anni del Covid è stato un po' complesso perché non abbiamo più avuto la possibilità di fare questi incontri in presenza, cosa che aiutava molto le persone perché si instaurava proprio una dinamica di gruppo che aiutava il fatto di non sentirsi soli ad affrontare questa cosa e confrontarsi con persone che capiscono quello che stai vivendo. Dava molta forza, oltre anche ad un aiuto proprio pratico, quotidiano, per gestire le cose che mano a mano vengono fuori. Se c'è qualcosa di positivo
che possiamo rilevare, possiamo attribuire al Covid è che ci ha consentito di sviluppare un po' le nostre abilità tecnologiche e siamo riusciti a organizzare questi incontri online. L'associazione ne fa diversi, così come so che anche AIMA ne organizza. Devo dire che questa modalità online ci consente di riunire persone in tutto il territorio italiano. Questo è un vantaggio. Cerchiamo come associazione di partecipare agli eventi nazionali e internazionali che riguardano l'affronto temporale. Questo per due motivi. Uno, che ci piace essere sempre presenti e aggiornati su quello che sta accadendo e su tutte le novità, le iniziative, i trial, su tutto quanto concerne la demenza frontotemporale. Due, perché anche gli operatori sanitari hanno bisogno di avere un riscontro su quelle che sono le esigenze dei malati. Per esempio, abbiamo anche cercato di spiegare in occasione di questo workshop europeo che si è tenuto a Tricase l'importanza anche della delicatezza nel dare una diagnosi di frontotemporale, perché purtroppo la frontotemporale non è una malattia solo del paziente, ma è un carico che tutta la famiglia si assume. Organizzavamo i nostri pranzi sociali, l'associazione è nata a Brescia e lo spiedo era un'occasione anche per divertirsi e passare una giornata un po' leggera insieme. Speriamo di poterlo fare presto ancora. Importantissimi i convegni ECM. Purtroppo il primo interlocutore che si trova ad avere a che fare con il malato di frontotemporale è il medico di base. Purtroppo perché non sempre, soprattutto quando a chiedere l'intervento è una persona di giovane età, al medico di base viene in mente che possa esserci un problema neurologico maggiore. Molto spesso, come anche evidenziato Chiara, si passa prima dall'ambito psichiatrico, soprattutto se il tipo di demenza frontotemporale è comportamentale. Importantissimo quindi che tutti i medici di base siano informati e gli si accenda una lampadina per poter fare eventualmente una diagnosi differenziale. Questa foto invece in realtà è un evento ludico, avevamo organizzato un torneo di burraco, aveva partecipato una nostra amica VIP e era stata una bellissima occasione. Infine la nostra associazione collabora con l'organizzazione internazionale World FTD United. In questi ultimi due anni abbiamo organizzato insieme, essendo nel comitato direttivo, due iniziative importantissime. Nel 2020 è stata organizzata una marathon, una vera e propria maratona digitale su tutto il pianeta. È durata 18 ore. Le foto ritraggono la diretta, eravamo collegati dall'Istituto Ossologico Italiano. Siamo io e il professor Buratti in quella foto piccolina e adesso vi farò vedere un piccolo video, il trailer di questa marathon. L'anno scorso invece è stata fatta questa Global Conversation on FTD, è un video, tutti i materiali di cui sto parlando, tutti i video li potrete trovare tramite il sito dell'associazione nel canale YouTube, quindi potrete, se vi può interessare, rivederli. È un video che raccoglie testimonianze dei caregiver di tutto il mondo, quindi ovviamente la maggior parte sono in lingua inglese, ma ci sono anche dei contributi della nostra associazione italiana, in particolare ci sono delle interviste radiofoniche dove si è parlato di frontotemporale. Vi faccio vedere il video trailer della marathon.
Scusate. The COVID experience has been a very new experience for humanity, and obviously related to frontotemporal is somehow raising unusual problem. In Brescia, during COVID outbreak, every outpatient clinic was stopped because we had to take care of a large number of COVID patients. We had the hospital, Ospedale Civili, it became a hub for every patient in the Brescia province and in Lombardy. Italy can largely contribute to science related to frontotemporal dementia. Our group, as well as other groups in US and in Europe, have tried with non-invasive brain stimulation techniques. International collaboration give us a chance to specialize in some methods or some specific projects in the research of frontotemporal dementia. There is a great need to support patients and their caregivers in this disease. There are many things that caregivers associations can do to help the research. The role of the association for FTD in Italy is obviously very important because when the patient receives the first diagnosis of FTD, the patient doesn't know, the caregiver doesn't know what FTD is. It's important for people to actively participate in clinical trials, in clinical studies, and eventually in donating their brain for research. Today, we are able indeed to do accurate clinical diagnosis of frontotemporal dementia. Beside the neurological aspects, the physician must be very supportive, not just for the patient, but for the caregiver. Italy is one of the few major European countries that does not have a brain bank. I'm pretty confident that indeed in the next 4 or 5 years we may have a treatment for frontotemporal dementia. Ecco, anche questi video, i singoli video, sono disponibili sul nostro canale YouTube. È stata un'esperienza in realtà un po' faticosa, ma molto divertente, perché ci siamo improvvisati intervistatori dei nostri esperti nelle piazze più belle di Brescia, che erano un po' anche il simbolo dell'epidemia Covid, perché Brescia, così come Bergamo, è stata una delle città più colpite. E quindi abbiamo voluto dare questo contributo ed è piaciuto molto, perché l'anno successivo hanno deciso anche altre associazioni di utilizzare questo strumento. Quindi abbiamo cercato di sfruttare una nostra debolezza, cioè il fatto che noi italiani spesso non parliamo tanto bene l'inglese, e quindi abbiamo creato non cose in diretta, ma un video registrato con i sottotitoli in italiano, per così, diciamo, lanciare tra virgolette una moda. E la schermata che vedete adesso, questo disegno, è stato utilizzato in tutto il mondo ed è dei nostri web designer, web artist, e le altre associazioni, in particolare australiani e americani, sono impazziti per questo tipo di grafica, perché dà comunque un'idea di speranza in una situazione che, insomma, molto rosea non è. Come vi anticipavo, per ogni informazione, eventi, iniziative o pubblicazioni, il nostro sito internet aggiornato spessissimo, www.frontotemporale.it. Ad esempio, una novità che abbiamo introdotto è la creazione di questa mappa dell'Italia, su cui abbiamo messo le bandierine e sono indicati tutti i centri di riferimento dove un paziente può essere seguito con competenza. Stiamo cercando di aggiungere bandierine in modo che una persona che abbia con sé un familiare malato di frontotemporale non debba spostarlo da tante parti in giro per l'Italia,
perché non è facile e non ci si rende conto delle difficoltà che si possono incontrare finché non le si vive. Una frase che mi colpisce sempre, che mi piace sempre utilizzare, è questa: nella vita talvolta è necessario saper lottare non solo senza paura, ma anche senza speranza. È una frase di Sandro Pertini e credo che sia una frase che ben si attaglia a quella che è la demenza frontotemporale. Noi abbiamo iniziato davvero senza speranza, ma come si è visto nel trailer, adesso qualche spiraglio si sta aprendo e forse per alcune forme di frontotemporale, in particolare per le mutazioni in progranulina, forse una terapia non è poi così lontana. È periodo di 5 per 1000, non voglio rubare clienti ad AIMA, ovviamente, però se vi va di aiutarci, pensateci. E se vi va di aiutarci in un altro modo, di diventare soci di AIMFT, la quota associativa sono 10 euro, sul nostro sito sono indicate tutte le modalità, ci farete un grande piacere. Vi ringrazio tantissimo dell'attenzione, di averci ascoltato e siamo a disposizione per ogni tipo di domanda. Forse Simonetta è l'audio disattivato. Mi sentite? Sì, sì. Penso di sì, sì. Vi ringrazio, ma perché è stato molto interessante quello che voi avete raccontato e adesso io so che ci sono tante domande da parte del nostro pubblico, quindi se vogliamo incominciare a vedere, perché ho già visto, dunque vediamo un po', voi le riuscite... Sì. Ecco, se volete potete, ce ne sono già diverse. Okay. Ecco. Allora io... Intanto cominciamo con le... Sì, no, scusa Simonetta, non volevo interromperti, no. Pensavo. Io vedo qui qualche domanda in chat, qualche domanda diciamo in domande e risposte, quindi un po' saltelliamo. Sì. Io vedo una domanda diciamo che è relativa di Simona, che è relativa insomma alla difficoltà con la madre nei confronti insomma proprio della ribellione verso le terapie. Questo devo dire che è un tema abbastanza comune anche per quello che riguarda altre condizioni patologiche, non soltanto la frontotemporale, quindi anche insomma in alcuni soggetti con la malattia d'Alzheimer. Questo dipende a mio modo di vedere molto dalla tipo di persona, dal carattere anche molto individuale. Cioè in questa domanda io capisco insomma che la difficoltà di un caregiver probabilmente nel imporre delle scelte anche relativamente alla salute, probabilmente credo che sia questo. Io non ritengo personalmente, questa è la mia opinione, però poi chiedo anche a Laura insomma cosa ne pensa dall'altra parte. Cioè io non ritengo sia giusto nascondere o aggirare il malato, ecco, rispetto a quelle che sono le opzioni di cura, però c'è un linguaggio per tutto, cioè credo che ci sia un modo per spiegare o per dire che possa insomma aiutare in qualche modo, cioè a scegliere la strada migliore, perché a volte non è sempre facile capire quello che può essere il percorso più adeguato rispetto insomma alle cure, rispetto alla diagnosi. Non lo so, Laura, cosa ne pensa rispetto a questo? Sì, allora io posso portare l'esperienza di quello che ho visto in tante famiglie che si sono trovate ad affrontare la frontotemporale. Sicuramente un grosso lavoro che va fatto è di accettazione, perché il passo più difficile è per il familiare accettare che il proprio caro non sia più il proprio caro. E quindi è un lavoro che il caregiver deve fare su se stesso, prima di tutto, per poter sostenere il proprio familiare. Sembra quasi un po' cinico dirlo, però quello che noi cerchiamo di
Così il messaggio che cerchiamo di lanciare anche come associazione è che è necessario anche che il caregiver si prenda cura di sé per quanto possibile, perché purtroppo se non si riesce a, in qualche modo, anche piccolissime cose, ma a prendersi cura di sé, non si riesce a prendere bene cura del paziente. Non è facile, il carico addosso è enorme, però ecco, un consiglio che mi sento di dare è di non avere paura a parlarne e eventualmente a chiedere aiuto a familiari, fratelli, migliori amici, cugini, perché purtroppo la tendenza, ed è naturale, normale, è che chi ha un malato si chiuda un po', anche perché a volte la demenza frontotemporale può essere molto imbarazzante, possono esserci scene anche abbastanza complesse da gestire, quindi chiaramente non è facile. Credo che l'accettazione renda le cose più semplici, nel senso che non ci si aspetta più dal paziente, dal familiare, quello che ci si poteva aspettare prima, e questo ci aiuta in un certo senso. Poi a volte per il paziente può essere difficile anche comprendere una cosa molto semplice, banalmente: cosa ti va di mangiare questa sera? Preferisci il pollo o la carne? Il pollo o il pesce? Magari è meglio utilizzare delle strategie più semplici. Ti va di mangiare il pollo questa sera? E questo su tutte le cose, sulla scelta di come vestirsi, sul come lavarsi, su tutta una serie di aspetti. Vedo poi qui tante domande, Laura, forse insomma, sì. non vorrei esatto essere, no, perché guarda che qui insomma è molto, molto interessante. Io prima vedo una domanda, esatto. Vedo, allora intanto un commento rispetto a Antonio che ha scritto, perché sto leggendo insomma le varie domande relativamente alla difficoltà del suo familiare o familiare affetto che ha tetraparesi, ha un quadro di tetraparesi che non è tipicamente il quadro insomma di questo, quindi su questo mi sento di non espormi da un punto di vista medico, non conoscendo nello specifico il caso, quindi relativamente alla diagnosi, perché chiede insomma rispetto a un dubbio diagnostico. Invece c'è un altro commento rispetto alla indisponibilità, e questo mi sembra un aspetto molto importante, di centri residenziali specializzati per le persone giovani. Questo in effetti purtroppo è la realtà dei fatti. Io personalmente come medico mi trovo tantissime volte ad affrontare insomma la necessità di dover ricorrere a dei centri che possono fare delle attività, quindi comunque come un sollievo per la famiglia, quindi come un consiglio anche da un punto di vista medico, proprio per stabilire una routine positiva, ma purtroppo mi scontro con la realtà del contesto sociale in cui questo manca. Questa è una battaglia che devo dire l'associazione ha da tanto tempo sta combattendo, no Laura? Per quello sì, che so io, presidente, vicepresidente, proprio tantissimo. Infatti è così, purtroppo vabbè, poi negli ultimi 2 anni anche i centri diurni che c'erano sono stati chiusi molto spesso perché per ovvie ragioni. Di sicurezza, certo. Sì, purtroppo sì, spesso il paziente di frontotemporale, che è anche giovane, si trova magari in un centro dove ci sono pazienti molto 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 anziani. C'è questa tematica. Devo dire che chi ha usufruito dei centri diurni comunque ne ha trovato un giovamento, anche se non erano proprio tagliati, diciamo, su un target di età. Anch'io ho delle esperienze molto positive, di fatto c'è cioè il percorso, c'è cioè la mancanza del percorso, questo è uno dei temi diciamo che si sta discutendo anche a livello nazionale, mi sento dire, nel senso il riconoscere dei percorsi di diagnosi, cura, assistenza per anche il paziente con disturbo cognitivo in fase giovanile implica poi tutta una possibilità di accessi anche e poi che deve essere applicata anche dalle regioni, perché poi parliamo anche insomma a tutta una serie di servizi che quindi consentono anche una maggiore facilità. Ovviamente ci sono delle realtà virtuose dove insomma
situazioni positive, ecco, però non è la pratica, questo sicuramente. Ecco, vedo una domanda: per i centri specializzati come si può accedere? Sul nostro sito sono indicati i centri, i numeri di telefono e i riferimenti mail per poter fissare una visita con il Servizio Sanitario Nazionale. Poi ovviamente se uno preferisce fare una visita privatamente è possibile anche questo. Nell'impegnativa chiara, visita neurologica. Solitamente in centri disturbi di memoria, insomma, comunque visita neurologica. Sono tutti i centri specialistici che fanno parte della rete FTD e sono tutti i centri che fanno parte della rete dei CDCD, cioè dei centri diagnostici per la diagnosi di disturbi cognitivi e demenze, quindi in generale. Vedo invece anche delle domande relativamente agli incontri. Ora poi affronto insomma le domande che vengono prima, però relativamente agli incontri, se sono solo a Brescia, gli incontri con familiari non sono soltanto a Brescia. In questi anni l'associazione ha fatto tantissimo anche per diffondere, sono partiti da Brescia anni fa, poi mi ricordo che ai tempi insomma in cui mi trovo al San Raffaele a Milano, sono partiti anche a Milano, quindi stiamo parlando 2015-2016 più o meno, sì. E poi c'è stata una diffusione, purtroppo un po' è stato rimodulato per via del Covid, però di fatto c'è un supporto su tante città e anzi con questa rete l'associazione sta promuovendo proprio la possibilità di fare in modo che ci fossero in tanti centri e credo sempre sul sito si trovino le informazioni. Sì, sul sito vengono pubblicati i cicli lasciando il proprio nominativo, il numero di telefono, chiamando la segreteria dell'associazione. Comunque si viene ricontattati quando inizia il ciclo successivo. In questo momento gli incontri sono solo online. Ci sono anche diversi progetti, per esempio c'è un progetto che è nato da Padova, che è un progetto che è stato costruito apposta per la nostra associazione, che prevede prima degli incontri individuali e poi degli incontri di gruppo. Poi se vuole una persona può proseguire anche per conto suo, ecco. Scusami, vedo, esistono dei simboli per far riconoscere un malato di fronte temporale del nuovo pubblico. Allora, che io sappia, non esistono dei simboli. Quello che noi consigliamo sempre è di lasciare nella tasca del malato una fotocopia della carta d'identità con un numero di telefono e magari l'indicazione del fatto che si tratta di un paziente che ha una malattia neurologica che si chiama frontotemporale. Perché effettivamente aiuta anche a venire fuori da situazioni un po' complesse. Io vedo invece delle domande sugli aspetti genetici e sul medico curante. Volevo fare un breve commento su questo. Cioè, allora, il carattere di ereditarietà di questa malattia rende sicuramente un tema importante, quindi la possibilità che ci sia una malattia che corre in famiglia, quindi per figli o nipoti. Tuttavia, a mio modo di dire, quindi questo implica sicuramente una presa di coscienza della famiglia, ma questo varrebbe anche per altre condizioni patologiche, pensiamo, non so, ai tumori con familiarità, quindi in cui c'è una trasmissione genetica di un fattore di rischio. E inevitabilmente questo implica, diciamo, consapevolezza rispetto alla presenza di sintomi che possono essere degli elementi, dei fattori, diciamo, che così degli indizi di qualcosa che sta cambiando. E quindi in questo caso sì, rivolgersi da uno specialista, rivolgersi in un centro anche specialistico per poter approcciare un percorso. Non esiste oggi la possibilità di fare una consulenza genetica nello specifico per un soggetto che si trova in una condizione di, diciamo, di benessere, quindi che non abbia alcun tipo di disturbo, nel momento in cui di fatto non ci sia anche una diagnosi genetica specifica per il malato. Quindi comunque è il malato che deve essere preso in carico eventualmente facendo un percorso col genetista o facendo un percorso con lo specialista. E poi volevo solo rispondere brevemente alla seconda che vedo rispetto al medico curante. Io ritengo
questo sempre mi esprimo come opinione personale, io ritengo che sia importantissimo, come ha detto Laura, la sensibilizzazione dei medici di base rispetto alla possibilità di essere, di indagare, di affrontare insomma meglio degli aspetti non del tutto chiari di una sintomatologia, di un inquadramento diagnostico. Quindi capire, eventualmente suggerire di fare degli esami o chiedere o apertamente, se è il caso, insomma, di approfondire, secondo me è sicuramente importante. È però la possibilità di capire se c'è insomma una variante genetica oppure no deve rimanere in capo allo specialista, cioè nel senso ci deve essere sempre poi un approfondimento di un centro specialistico. Ecco, sicuramente non è il medico curante che può risolvere questo aspetto. Non so se Laura hai qualche commento su questo, se no vediamo se ci sono delle altre domande. Aspettate che scendo, scorro. Tanto ne posso fare allora, un certo. Ci sono delle terapie che possono rallentare l'evoluzione della malattia. Si è parlato prima di terapie che probabilmente potranno essere in grado di curare, no? Ecco, a livello della ricerca, che allora, punto è su questo? Allora, io diciamo, mi è piaciuto molto il commento nel video della professoressa Borroni, cioè che ha detto proprio: sono molto fiduciosa del fatto che nei prossimi 5 anni cambierà qualcosa. Personalmente ho portato l'esempio della mia storia professionale, perché è incredibile come in un lasso di tempo relativamente breve, 20 anni, 15 anni insomma, e negli ultimi 5 anni ho visto un cambiamento enorme in termini di offerta terapeutica, ma perché c'è una consapevolezza molto maggiore, quindi molta più ricerca è stata fatta sulle basi patologiche di questa malattia, e quindi ci sono tantissime opzioni terapeutiche. Da un punto di vista farmacologico, adesso ci sono dei trial in corso proprio sulle varianti della malattia che sono dovute alla mutazione di questo gene che si chiama progranulina. Quindi ci sono dei trial in corso e si basano insomma su dei farmaci che di cui si sta valutando insomma l'efficacia. In varie fasi ovviamente, quindi in fasi più preliminari o fasi insomma un po' più vicina a quella che potrebbe essere la commercializzazione. Per quello che riguarda invece diciamo la variante sporadica, cioè comunque tutto il bacino insomma più ampio di sindromi, sicuramente ci sono tanti trial per quello che riguarda le terapie sintomatiche, quindi il trattamento di sintomi comportamentali, il trattamento di sintomi, disturbi motori e di disturbi cognitivi di varia natura. A fianco a questo però secondo me moltissimo è stato fatto per le terapie non farmacologiche, perché ci sono tanti protocolli, anche noi alla Fondazione Mondino a Pavia per esempio abbiamo avviato un protocollo diciamo collaborativo nazionale, quindi con vari centri, cioè Bari, Firenze, Brescia, insomma tanti centri coinvolti proprio sul trattamento diciamo multilivello per esempio dell'afasia, quindi con trattamento logopedico e trattamento di stimolazione, perché ci sono molte evidenze che comunque i trattamenti, pur non essendoci, volendo ritornare insomma al video iniziale, non essendoci una cura, che significa diciamo la fine proprio della malattia, significa insomma chiudere il cerchio, però ci sono tantissime opzioni che possono rallentare, modificare il decorso e sicuramente dare un supporto in termini della gestione insomma di sintomi, sia per il benessere del paziente, perché indubbiamente il trattamento logopedico è importante proprio per il paziente stesso che ha disturbi del linguaggio, sia per la famiglia, perché comunque costituiscono insomma una fonte anche di riduzione in tutta una serie di disturbi, ansia, disturbi comportamentali che poi hanno delle ricadute sull'intero, diciamo. Quindi su questo sicuramente c'è tanto a livello indubbiamente di centri di riferimento, quindi centri di ricerca, però comunque anche essendo sempre all'interno, intendo dire, della rete comunque delle cliniche della memoria italiane, comunque a livello insomma di centri territoriali sicuramente arriva. Non so, Laura, se hai idee. Io intanto sto cercando di rispondere a qualche domanda scrivendo. Perfetto. In modo da cercare di non scontentare nessuno.
C'è una domanda, Chiara, su cui forse sarebbe meglio che rispondessi tu, riguardo alla sperimentazione relativa alla progranulina. Per quanto sono io a conoscenza, ci sono dei trial in corso che sono in fase 3. Ce ne sono due, uno in fase 3 e un altro in fase 1-2, cioè uno studio diciamo di sicurezza e uno studio invece che prende più ovviamente, uno studio quindi con pochi casi selezionati per valutare insomma la dose e quindi per valutare la sicurezza del farmaco, uno studio invece comunque che già per valutare insomma l'efficacia e il trattamento rispetto insomma alla sintomatologia. Fase 3 quindi comunque diciamo, ecco, se magari avanzata. Puoi spiegare brevemente quali sarebbero le fasi successive nella migliore delle ipotesi? Nella migliore delle ipotesi sicuramente ciò non significa che arriverebbero alla commercializzazione, c'è una fase successiva che è la fase 4, poi comunque la validazione, e ovviamente implicano, sono sicuramente gli studi, diciamo, già più avanzati, però i risultati in questo momento non ci sono perché sono in corso, ok? E in Italia ci sono, se non sbaglio, una decina di centri e alcuni stanno ancora arruolando, quindi non hanno chiuso l'arruolamento. Sulla base del risultato di questo tipo, di questa, stiamo parlando dello studio di fase 3, ovviamente successivamente si potrà eventualmente procedere o meno a quella che è poi l'approvazione da parte dell'ente regolatore, quindi per l'eventuale utilizzo. Quindi comunque siamo in una fase ancora, diciamo, di sperimentazione. Ovviamente sono studi in cui c'è un controllo, quindi stiamo parlando di studi in cui c'è un braccio che assume un farmaco, un braccio che insomma invece assume un placebo, però sicuramente sono secondo me delle buone notizie, perché nonostante insomma anche l'interruzione delle attività di ricerca clinica che si è visto insomma nei due anni del Covid, il fatto che ci siano due trial in corso sicuramente non è poco al momento. Non so se ho risposto del tutto, però io ritengo che comunque chiunque voglia informazioni più dettagliate, suggerisco, ecco, chiunque voglia informazioni più dettagliate eventualmente di contattare i centri più vicini per avere informazioni e notizie, anche guardando sulla mappa e sul sito, quindi per valutare se... sì, no, leggo anche, sto leggendo la domanda, leggo anche relativamente ai figli o meno portatori. In questi studi vengono anche, cioè in uno di questi studi vengono anche inclusi soggetti portatori di mutazione, quindi asintomatici. Questo è un aspetto, insomma, che però chiaramente va valutato con i centri di riferimento, cioè va valutato con lo sperimentatore e quindi con in questo caso rimando poi allo specialista. Chiaramente l'ottica è quella, così come per le sperimentazioni in altri ambiti, quindi relativamente alle patologie cognitive, si è visto che il trattamento in fasi molto iniziali di patologia può essere un trattamento più efficace in termini di modifica del decorso di malattia. E quindi trattare le fasi iniziali può essere, insomma, quindi trattare anche, valutare anche l'effetto biologico nel caso in cui ci siano dei fattori che predispongano poi a una comparsa dei sintomi, può avere una sua efficacia. Però su questo chiaramente do solo degli input per approfondire insomma nelle dovute sedi. Io volevo aggiungere una cosa su questo aspetto che mi preme moltissimo. Purtroppo, anche se siamo nel 2022, esistono dei luoghi dove vengono fatti counseling genetici e vengono forniti risultati senza una spiegazione, con una busta in mano, ed è una cosa che non può accadere. Quindi la scelta, a mio modo di vedere, la scelta di avere un esame genetico, anche se non si presentano sintomi, è una scelta personale, nel senso che nessuno poi può entrare in questo ambito. C'è chi dice non esiste una cura per ora, quindi è inutile che io mi fasci la testa, diciamo, prima di rompermela, e chi invece preferisce sapere per ragioni che riguardano solo lui. Quello che però mi sento di dire è di rivolgersi sempre a dei centri che siano
specializzati e che abbiano tutte le figure di riferimento per poter fare il counseling, perché c'è tutta una procedura che deve essere seguita, devono essere presenti delle figure che sono, oltre a quella del neurologo, il genetista, lo psicologo, ci deve essere una, il soggetto deve essere seguito prima e anche dopo che viene data la risposta. Quindi è importante che ci si rivolga a un centro che è in grado di come dire, gestire anche la ricaduta emotiva che una risposta può dare. No, no, infatti questa è un'ottima precisazione. Per esempio nel nostro centro il colloquio, per darvi un'idea, il colloquio del genetista, il counseling genetico, viene fatto contemporaneamente con il colloquio psicologico. Quindi c'è un momento, in due momenti. In un primo momento viene fatta una valutazione, quindi un colloquio di informativo rispetto a quello che potrebbe essere, insomma, l'impatto genetico in quella determinata forma, malattia, e quindi un colloquio anche psicologico. Okay. Successivamente viene lasciato il tempo per decidere o meno se fare, se procedere con l'indagine, quindi con il prelievo ematico, con l'indagine genetica e così via, perché comunque sono dei momenti di riflessione importanti che vanno fatti per chiunque, insomma, debba. Ed è importante capire che sicuramente deve esserci questa presa in carico da parte di un centro, cioè ci deve esserci un riferimento nel percorso, un riferimento di un medico, un riferimento di uno psicologo, di un genetista, che comunque seguono, non si è soli in questo, e deve essere una decisione, diciamo, motivata, ragionata. Però è previsto proprio dal percorso che ci sia questo momento comunque anche di counseling psicologico. Invece ho visto una domanda a un certo punto relativamente anche all'età senile, no? Ora non la ritrovavo più, però l'avevo intravista. Adesso ce n'è un'altra analoga. C'è evidenza di manifestazione di questo tipo di malattia nelle persone anziane, ovvero può comparire in età avanzata a 80 anni, se è di genetica? Allora sì, diciamo sì, è una malattia che può comparire anche in età più avanzata, quindi comunque tra i 70 e 75 anni, insomma, come età d'esordio, anche più in là, anche perché c'è una certa eterogeneità poi nella presentazione, cioè anche la stessa, diciamo, la stessa è dimostrato che in famiglie che presentano lo stesso tipo di mutazione, quindi anche se fosse, stiamo parlando, diciamo, per ipotesi, anche se si trattasse di una forma genetica, in famiglie che hanno lo stesso tipo di mutazione ci può essere la presentazione con un tipo di disturbo a un'età, quindi con un disturbo comportamentale in età giovanile, o con un disturbo di linguaggio in età più avanzato, o viceversa con un disturbo di movimento. Quindi sicuramente una malattia in cui quel singolo fattore genetico è uno che dà il peso maggiore, ma concorre insieme ad altri a determinare i sintomi finali e la presentazione, cioè non è l'unico elemento, motivo per cui si rende complessa poi il trattamento, perché probabilmente non basta un'unica via, un unico trattamento, ma è necessario, insomma, andare a trattare tutti questi elementi che concorrono. Però non è poi così raro che possa esserci, insomma, un esordio più avanzato. Anche lì però ci sono dei marker di malattia, ci sono delle indagini, quindi indagini di imaging, la risonanza, l'imaging PET, Scusami Chiara, per esempio mi allaccio a questo che stai dicendo perché c'è una domanda. Vorrei rifare un esame per vedere quale parte del cervello è maggiormente danneggiata, quale esame è consigliabile. Premetto che è fortemente peggiorato. Allora, ritengo sempre che, diciamo, la decisione debba ricadere sullo specialista, nel senso che comunque anche la scelta delle indagini, sicuramente le indagini di imaging sono delle indagini, diciamo, che danno l'idea del danno strutturale o del danno funzionale, cioè della proprio riduzione del volume di queste regioni cerebrali, oppure della difficoltà nella
comunicazione tra due aree del cervello, quindi del funzionamento proprio di queste regioni cerebrali. Quindi ci sono degli esami che possono in un modo o in un altro indirizzare su informazioni diverse. Sicuramente anche proprio in un'ottica longitudinale, cioè di valutazione nel tempo, è importante scegliere eventualmente un esame per vedere se c'è stata una progressione. Quindi se è stato fatto una risonanza, faccio un esempio, rifare una risonanza può essere un modo per rivalutare se nel tempo c'è stata un'atrofia, una riduzione ulteriore, in particolare quali regioni ha colpito. La demenza frontotemporale tipicamente colpisce lobo frontale, lobi frontali e lobi temporali, ma anche altre aree possono nel tempo, quindi anche le regioni più posteriori, parietali, che sono tipicamente più della malattia di Alzheimer, possono essere colpite, perché comunque di fatto è una degenerazione che, diciamo, colpisce aree del cervello in maniera progressiva. Quindi su questo sicuramente ci sono delle indagini che sono per la diagnosi iniziale, non so, l'esame dell'IQUOR per esempio, la puntura lombare per la diagnosi differenziale, ed altri esami che invece sono per la valutazione longitudinale nel tempo. Anche i test, ecco, senza voler andare, io, mentre Laura cerca forse di vedere se ci sono altre domande. Sì, sto guardando se abbiamo risposto. Ti ho accorto un po' a tutti. Anche i test neuropsicologici, ecco, di fatto che insomma sono se ne parla meno, ecco, rispetto insomma alla risonanza, rispetto insomma all'indagine, però sono uno strumento molto valido per valutare proprio nel tempo, monitorare nel tempo la comparsa insomma di disturbi, per esempio in aree, quindi nelle aree del linguaggio, in soggetti che hanno avuto per esempio all'inizio una presentazione tipicamente psichiatrica, che quindi presentano pressoché nulla da un punto di vista proprio cognitivo, oppure la comparsa di altri disturbi di memoria e così via. Quindi anche quello è un modo per monitorare e tenere sotto controllo. Ecco, ho visto che era una domanda che in caso di demenza frontotemporale rispetto alla diagnosi, ci sono ipotesi a quanto tempo prima la malattia sia comparsa? Cioè si riesce a capire, credo, voglio dire la domanda, una volta che è arrivata la diagnosi, quanto prima? Allora, dipende da tantissimi fattori. Questa è un'ottima domanda, diciamo, molto... si parla tanto, per quanto riguarda i disturbi cognitivi, di riserva cognitiva, cioè della capacità di compensare, che ognuno di noi ha di fatto, la comparsa di difficoltà cognitive. Quindi, che è variabile, dipende dalla... allenamento, chiamiamo così, insomma, del cervello che si è sviluppato nel tempo. Spesso la malattia compare in uno stadio molto avanzato in persone che hanno una riserva cognitiva molto grande, quindi si vedono dei danni molto più ampi alla PET FDG, per esempio, oppure anche all'imaging con la risonanza, quindi si vede un'atrofia molto più marcata, proprio perché sono riusciti a compensare per tantissimo tempo. Ma ciò non significa che la loro riserva non compenserà anche successivamente. Quindi di fatto datare la malattia utilizzando soltanto un singolo elemento, un singolo marker, è un po' retrodatare, ecco, scusate, è un po' difficile, un po' impossibile. Si può stimare pressoché, insomma, quanto, che tipo, insomma, di gravità e che tipo di danno c'è stato. Questo è sicuramente quello che può essere fatto. Invece qualcosa, non so, qualcosa mi veniva in mente rispetto insomma invece alla possibilità di stimare la durata di malattia, che secondo me è qualcosa di importante. Esatto, il decorso della malattia. Questo è un aspetto abbastanza importante. Sicuramente il decorso di malattia dipende dalla variante, dalla forma, nel senso che la comparsa di alcuni tipi di sintomi comporta una difficoltà funzionale, un iperfunzionale, quindi la comparsa di sintomi motori gravi, quindi di difficoltà nella deambulazione, di cadute, può comportare sicuramente una durata di malattia più breve, proprio perché impatta su tutta una serie di capacità. A differenza invece delle varianti afasiche, che spesso, per esempio, la variante, la fase primaria progressiva, la variante semantica, un disturbo
di molto particolare che colpisce il linguaggio, quindi la capacità proprio di la conoscenza del significato delle parole, questa è una storia, può avere una storia di malattia anche della durata di 10-15 anni, quindi comunque lunghissima, perché proprio è selettivamente mirata al danno di questo network che è quello del linguaggio. Impatta da un punto di vista funzionale molto in un mondo sociale come il nostro, perché la difficoltà comunicativa diventa insomma molto pesante da gestire, però da un punto di vista proprio delle abilità nell'autonomia, nella gestione del sé, ovviamente non comporta delle difficoltà, e quindi comunque la durata di malattia ed è anche molto lenta da un punto di vista proprio degenerativo. Quindi comunque ci sono delle storie di malattia che lasso di tempo più breve, 3-4 anni, e delle storie di malattia addirittura si parla di 15 anni di storie di malattia. Diciamo questo per avere, per cui anche lì stimare con una sola con l'informazione di un solo tempo la durata è qualcosa piuttosto difficile. Poi tanto dipende anche dall'individuo. Ecco, ritorniamo a quello che diceva Laura prima, cioè il modo in cui si reagisce, il modo in cui reagisce il caregiver nella gestione comporta una variabilità anche nella durata di malattia, nella prognosi. La consapevolezza da parte della persona malata rimane a lungo? La sofferenza per questa incapacità, per questi aspetti, allora, vengono avvertiti come vengono gestiti. Allora, tipicamente la variante comportamentale si accompagna a una scarsa consapevolezza fin dall'inizio, nel senso tipicamente chi è affetto da disturbi comportamentali, viene portato insomma dal familiare alla visita, quindi comunque questo comporta inevitabilmente poi tutta una serie di problematiche nella gestione anche, però implica anche diciamo un ribaltamento poi rispetto a quello a cui accennavi tu, cioè le difficoltà, mentre per esempio nella variante afasica, quindi nelle afasie primarie progressive, di fatto c'è una forte consapevolezza, tant'è che molto spesso all'inizio si rende necessario, noi per esempio spessissimo consigliamo comunque dei percorsi di supporto con il neuropsicologo, lo psicologo, perché molto spesso il disturbo, comunque un disturbo minimo da un punto di vista proprio medico, diventa un disturbo molto sentito dal paziente, perché c'è una forte quota d'ansia legata alla prestazione, soprattutto stiamo sempre parlando di persone che probabilmente sono in età lavorativa, hanno comunque delle relazioni sociali molto sono giovani di fatto, insomma a 60 anni si è giovani, ecco, sicuramente quindi comunque comporta insomma e questo provoca un peggioramento della malattia, cioè il non gestire bene l'impatto emotivo e il disturbo dell'umore, la depressione, l'ansia che esordiscono nella fase iniziale perché la consapevolezza è mantenuta, è molto problematico poi nel proseguo della malattia. Quindi fondamentale un supporto psicologico forte. Sì, no, di fatto cioè la presa di consapevolezza è la prima cosa che suggeriamo, nel senso poi c'è chi ha la possibilità di reggersi su se stesso, sulla propria famiglia, su comunque una rete e quindi non ha necessità insomma, e chi invece ha probabilmente anche bisogno di trovare le strategie giuste per riuscire a compensare e anche a trovare la propria dimensione di vita, perché comunque stiamo parlando di tante persone che poi di fatto cambiando delle dinamiche della propria vita possono gestire una vita, sì, diciamo anche lavorativa, professionale, per tempo. Sì, sì, sì. Volevo dire due cose velocissime che possono essere forse interessanti. Una è che è una novità dell'associazione che abbiamo attivato una collaborazione con un legale civilista che si occupa di così dare un aiuto
ai familiari, perché, come anche evidenziato Chiara nella sua slide, si possono creare anche delle situazioni un po' complicate di gestione, anche dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista pensionistico, dal punto di vista di ottenere l'invalidità civile o l'inabilità lavorativa. Quindi può essere utile a volte, quando poi capita che ci siano situazioni per le quali emerge la necessità di nominare un amministratore di sostegno, ad esempio, o comunque ci sono casi in cui ci sono problematiche relative anche a proprietà immobiliare o mobiliare, a gestione dei patrimoni, eccetera. Insomma, è importante che si sappia che c'è anche questa possibilità. Purtroppo mi è capitato di assistere in procedimenti penali dei malati di fronte temporale, perché ci sono purtroppo anche casi in cui la malattia può portare alla commissione di illeciti più o meno gravi. E da qui emerge anche l'importanza di una diagnosi quanto più precoce possibile. E ad ogni modo, ecco, importante che ci sia riferimento, che una persona che si trova in difficoltà sappia che comunque esiste un'associazione che può dare una mano sotto diversi profili. E un'altra cosa è che, molto lontano dal pensiero nostro, del nostro paese italiano, è che in altre realtà il concetto associativo è un po' diverso. Cioè le associazioni nascono perché le persone si mettono, tra virgolette, al servizio della ricerca, della scienza, quindi c'è un po' questa mentalità. Nel nostro paese è un po' più complicata, però ho apprezzato tra le domande alcune persone, anche addirittura un paziente di fronte temporale che si è, diciamo così, donato per aiutare la ricerca. E questa cosa credo sia importantissima per tutti. Ed è una delle battaglie che stiamo cercando di combattere, anche perché purtroppo nel nostro paese spesso non c'è possibilità di studiare su dei cervelli per poter capire. Quindi è un tema molto complicato, però diciamo è un tema che buttiamo lì, ragioniamoci se possa essere utile, se ce la sentiamo, se ci va di dare una mano partecipando a trial o in altro modo. Questa è una considerazione molto importante, molto potente anche. Il discorso della ricerca è sempre un discorso importantissimo e delicato, e nella nostra, in Italia è un punto debole, veramente, veramente. Sì, poi l'associazione nostra, come proprio statuto, non ha possibilità di raccogliere fondi per la ricerca, nel senso che non può finanziare la ricerca, però chiaramente quindi è nata proprio per aiutare i caregiver, cioè sì, proprio come supporto per i caregiver. Però magari anche il caregiver può avere lo spunto per, magari, se lo ritiene opportuno, se la sente, partecipare anche sicuramente a diffondere la consapevolezza. Quindi la cosa che dico sempre è: chiamatela demenza frontotemporale e non in un altro modo, cioè diamole un nome. Perché può finanziare la ricerca, l'associazione, però può sensibilizzare. Questo è uno tra l'altro, leggendo i vostri obiettivi, che sono quelli di aiutare nell'assistenza sociale e sociosanitaria a favore delle persone affette da malattie frontotemporali, le famiglie, la diagnosi precoce, anche questa che è importante, il riconoscimento dei diritti e la sensibilizzazione, sono poi gli stessi principi, gli stessi obiettivi che anche la nostra associazione cerca di portare avanti, perché poi queste malattie, che hanno delle caratteristiche molto particolari, appunto anche comportamentali, di cui spesso ci si vergogna,
e quindi c'è ancora lo stigma intorno, quindi è importante che se ne parli e che ci sia appunto discorso di sensibilizzazione su questo. Io vi ringrazio tanto, visto che sono state sollecitate, sono state fuori tante domande, come era previsto, quindi... piacere. Insomma, avete visto, c'è stato veramente... Vuol dire che non siamo state troppo noiose, insomma. No, direi che siete state... Avete sollecitato curiosità, domande, e probabilmente ne verranno ancora tante. Adesso so che Leonora cercherà di mettere sul web, io sono un po' negata su queste cose, ma la possibilità ci sarà registrato, quindi tante altre persone vi potranno rivedere o vedere per la prima volta, ascoltare, perché alcune persone me l'hanno già chiesto, non potremo ascoltare, assistere al webinar, però saremo desiderosi di poterlo rivedere, quindi questo è tanto assicurato. Io, noi, se ce lo consentite, lo diffonderemo anche tramite i nostri canali, tramite il nostro sito e tramite i nostri canali social, con moltissimo piacere. Perfetto, benissimo. Io, prima di salutarvi, devo fare una comunicazione di servizio, che è questo, cioè al termine del webinar apparirà un sondaggio post evento con 5 brevi domande che ci serviranno per capire chi ha seguito il webinar e quali argomenti vorrebbero per i prossimi webinar. Tutti i partecipanti domani riceveranno anche un'email con l'invito a rispondere al sondaggio, fatta la comunicazione di servizio. Bene. Io, carissima, a questo punto vi ringrazio talmente tanto. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie. Avremo occasione, penso, di risentirci sicuramente, perché credo volentieri che siano momenti importanti e molto utili. Grazie ancora e un saluto a tutti. Grazie. E grazie ai partecipanti, a tutti coloro che hanno assistito, che erano numerosi, veramente. Questo ci ha fatto molto piacere, vuol dire che l'argomento era anche molto sentito e azzeccato. Grazie ancora e buon lavoro a tutte. Grazie mille. E grazie per quello che fate.